Sanitario Nazionale degli Ospedalieri. Ha scritto il suo primo articolo a 15 anni. A 20 anni ha esordito sul Corriere della Sera. A 22, esattamente 50 anni fa, il 26 luglio del 1971, venne assunto dall'edizione del pomeriggio del quotidiano di via Solferino 28, dove seguì tutti i terribili anni di piombo. È stato tra i fondatori nel 1978 e per 5 anni, tra il 96 e il 2001, curatore della guida dell'Espresso, nonché responsabile dei ristoranti del Gambero Rosso. Ogni settimana ha milioni tra lettori e telespettatori. Ogni giovedì la sua recensione sui ristoranti appare sul portale ilgusto.it e su 12 quotidiani collegati, La Stampa, La Repubblica, Il Secolo XIX e su nuovi quotidiani locali. La sua firma appare anche sui periodici settimanali e ora è anche sul digitale mensile gratuito, La Spelli Magazine. Conduce su Canale Italia, Canale 83, Sky 937 e 861, Canale Europa, Amazon TV, Samsung TV, Daily City, 7 Gold, Italia che mi piace, Un viaggio con la Spelli, in video anche Fessa Ranita, che sarei io. Ha partecipato come attore ai film Asfalto Rosso e come protagonista a Riso, Amore e Fantasia, entrambi diretti da Ettore Pasquini. Sulle reti Mediaset in 10 giorni ha avuto 50 milioni di visualizzazioni. Un suono di campane in mezzo alla campagna, profumo di lasagna e di polpette al sugo, la voce della nonna accarezzava l'aria quando diceva: ragazzi, è pronto, e correvamo a casa, ognuno al proprio posto, con la forchetta in mano, mangiando di nascosto scaglie di parmigiano, sapori colorati. E poi non la ricordo più. Signore e signori, la paura della diretta. Edoardo Raspelli. È un'emozione di essere qui. Buonasera a tutti. Buonasera, scusate, direttore. Buonasera. Benvenuto. Ecco il pubblico del Ferrara Food Festival. Scusate se per ritardo. Sì, prego, no. Anche perché se stiamo in piedi si bruciano molte più calorie. Io una volta vedevo le calorie, poverino che si lamentavano, stiamo bruciando. Quindi cerchiamo di. Direttore, l'abbiamo sentita cantare. Che cos'era? Dunque, allora, uno degli autori di quel programma che vado per 20 anni su Canale 5 ha vinto due volte il Festival di Sanremo come paroliere, mi ha obbligato, e io sto aderito con grande piacere, a cantare una canzone con Gianfranco Vissani, che purtroppo è scappato via stamattina. Ah, quando ho saputo che c'era la possibilità di cantare è scappato. Sì, si è spaventato. Bene, se mi spavento anch'io, che sono più intonato di lui, figuriamoci. Niente, abbiamo cantato questa canzone che mi emoziona sempre tutte le volte che la canto e che costituisce la sigla finale di un programma che conduco appunto con Anita Fissone. Anzi, lei mi fa da autista, intanto sbaglia anche la strada, nella scena ovviamente fa l'autista, perché sennò fa la modella, oltre che essere estremista professionista, e questa sigla è la finale di L'Italia che mi piace, Il viaggio con la Spelli, che va in onda da 4 settimane, anzi oggi è la quinta settimana, su questo pool di televisioni private. Sono ovviamente cifre molto diverse, purtroppo, da quelle che avevo una volta, però è un bel lavoro che mi piace e mi appassiona. È una piccola squadra come quella che avevo 20 anni per 20 anni e si scoprono sempre delle cose nuove. In particolare si scoprono proprio in questa regione, in Emilia, neanche in Emilia Romagna, proprio in Emilia. Ogni settimana è una scoperta. Io vengo, per esempio, appena fatto una puntata che uscirà domenica prossima, tra l'altro, al volo, su Piacenza, e scopri delle realtà veramente straordinarie e sconosciute. E la sigla è
un pezzo romantico, un pezzo pieno di passione. Infatti io quando la canto o mi commuovo ancora o mi distrago.